Buonasera a tutti. Ho convocato questa conferenza stampa perché volevo fare un attimo di chiarezza su quello che è successo tra Argentero e il paparazzo. Tutti hanno detto Argentero ha picchiato il paparazzo, ma nessuno ha spiegato qual è stato il vero motivo, non che lui sia stato disturbato. Praticamente io ero a pochi metri da lui prima che tutto accadesse, c'era questo paparazzo. E io gli ho detto, scusa, ma non mi fai neanche una foto? E lui mi ha detto, perché chi sei? Io gli ho detto, sono Roberto Valentino, ho fatto il Festival di Sanremo, ho invitato Prodi, diverse apparizioni sulla Rai, su Mediaset. E gli ho detto, fatto cavolo, ho fatto anche, sono l'unico artista al mondo che può vantare un ologramma su un papa, perché io praticamente ho girato un filmato e un documentario sulla vita di Papa Giovanni, e questo filmato è proposto nella sua casa natale, no? Questo qua mi ha detto, ma cosa me ne frega a me? A quel punto non ci ho visto più, ero gonfiato di botte, venendo da chi senza ragione. E Argentero ha visto e mi ha dato una mano, quindi, e io l'ho data a lui perché ho visto che aveva bisogno, ma poi in più al paparazzo gli ho macchiato tutta la camicia con il mio sangue. Questa è una reazione scattata così, quando ho detto, vabbè, chi sei? Poi ho aggiunto, vabbè, hai mai ucciso nessuno, hai mai truffato qualcuno, hai mai fatto il grande fratello, hai una sorella mia, tutti i puntini, dice, ormai per andare in televisione sono queste, il vero curriculum deve essere questo, sei un assassino, devi aver truffato, devi essere stato in galera, insomma tutte queste cose qua, ma io gli ho detto, ma io sono un artista. Niente, non c'è stato niente da fare. Argentero ha sentito, è venuto lì, gli ha detto due parole e poi praticamente niente, ci siamo picchiati tutti. Però anche lì i paparazzi, le foto della rissa dove c'ero io, le ha tagliate tutte. Era stato solo quello con Argentero. Adesso Argentero non ha truffato, non ha truffato, non è stato in galera, non ha mai fatto niente, lui sì e io no. Boh, non lo so, quindi eventualmente sono disponibile per qualche rapina a mano armata, eccetera, eccetera. Ovviamente preferisco andare avanti con la mia arte. Se buon Dio vorrà, qualcuno se ne accorgerà di me. Io comunque tengo duro e vado avanti. Ciao da Roberto Valentino, saluto i paparazzi. Se mi volete, domani sarò a bere il caffè in piazza. Ciao, grazie.